La prima domenica dopo Pasqua è la festa della misericordia. Da dove viene questa festa? Da Gesù stesso. Gesù disse a Santa Faustina: «Io desidero che vi sia una festa della misericordia. La prima domenica dopo Pasqua è la festa della misericordia. Figlia mia, parla a tutto il mondo della mia inconcepibile misericordia. Desidero che la festa della misericordia sia di riparo e rifugio per tutte le anime, e specialmente per i poveri peccatori. Gesù desidera che celebriamo la festa della misericordia. Ha promesso molte e grandi grazie nel questo giorno. In quel giorno sono aperte le viscere della mia misericordia. Riversò tutto un mare di grazie sulle anime che si avvicinano alla sorgente della mia misericordia. L'anima che si accosta alla confessione e alla santa comunione riceve il perdono totale delle colpe e delle pene. In quel giorno sono aperti tutti i canali attraverso i quali scorrono le grazie divine. Nessun'anima abbi paura di accostarsi a me, anche se i suoi peccati fossero come lo scarlatto. La mia misericordia è talmente grande che nessuna mente, né umana né angelica, riuscirà a sviscerarla, pur impegnandovisi per tutta l'eternità. Per Gesù, qualsiasi cosa accada nel mondo, la prima domenica dopo Pasqua è la festa della misericordia. Gesù desidera che questo giorno sia riparo e rifugio per tutti noi, un luogo dove corriamo per metterci al sicuro. In questo giorno Gesù desidera che corriamo da Lui. Le parole di Gesù nel diario non accennano a situazioni straordinarie come l'attuale pandemia, a causa della quale la maggior parte di noi non potrà avere accesso alla Santa Messa e alle funzioni religiose, e di conseguenza nessuna possibilità di accostarsi alla sorgente della misericordia attraverso i sacramenti. Tuttavia, ciò che opera ancora è la fiducia. Fidarsi di cosa? Fidarsi di chi? Fidati di Gesù. Fidati delle sue parole, ora più che mai. In tempi come questi, quando per molti è impossibile accostarsi alla sorgente della misericordia, come pensiamo che agisca il Signore? Chi crediamo che sia veramente Gesù? Qualcuno che ci chiede l'impossibile? Ciò su cui dovremmo concentrarci, celebrando in questa straordinaria circostanza la Domenica della Misericordia, è la verità essenziale. Dio è buono, infinitamente buono. Vuole darci tutto il suo amore, la sua immensa grazia e la sua infinita misericordia. Ha preparato per ognuno di noi un mare di grazie in questo giorno. È un oceano di misericordia. Dio è amore e la misericordia stessa. Questo è l'essenziale. Ci crediamo a tutto questo? Dio è onnipotente, eterno, amore eterno. La sua misericordia è per sempre. Comprendiamo veramente qual è il significato di tutto questo? Oppure umanizziamo Dio e pensiamo: bene, ora è misericordioso, domani chissà. C'è l'epidemia e le persone non possono andare a messa per ricevere la Santa Comunione. Il negozio è chiuso, non c'è la misericordia per distribuire.
È così che pensiamo sia Dio? È così che pensiamo si comporti? Concentriamoci su Dio misericordioso e su cosa Lui vuole fare per noi in questo giorno. Ma dobbiamo fare anche noi la nostra parte. Gesù vuole che lo adoriamo, onorando e venerando pubblicamente la sua misericordia in questa festa. Come farlo? Nelle circostanze attuali possiamo farlo. Esponiamo l'immagine di Gesù misericordioso nelle nostre case, o anche al di fuori di esse, nei giardini e di fronte alle strade. Presentiamolo, dichiarando pubblicamente che noi e le nostre famiglie onoriamo e veneriamo questa immagine, così come Gesù desidera in questo giorno. Compiamo atti di misericordia per amore di Gesù, attraverso l'azione, la parola o la preghiera. Gesù chiede che nella Domenica della Divina Misericordia deve esserci anche l'azione. Questo significa veramente lodare e onorare la Divina Misericordia. Deve essere la prova inconfutabile che amiamo Gesù. Impegniamoci nel continuare il nostro cammino di conversione. Rifiutiamo il peccato e tutti gli ostacoli che non permettono a Dio di vivere pienamente nei nostri cuori. In questo modo possiamo dimostrare di amare veramente Dio. Ed è anche un meraviglioso atto di misericordia verso il prossimo, perché ne beneficeranno anche loro. L'ideale sarebbe andare a messa e ricevere Gesù nella Santa Comunione dopo essersi confessati. Tuttavia, poiché per molti sarà impossibile, apriamo i nostri cuori al Signore misericordioso. Lo spazio e la distanza non sono un ostacolo per Lui. Guarda la messa trasmessa in TV o trasmessa in diretta streaming e partecipa con lo Spirito. Ricevi il Signore nella mente, nel cuore e nello Spirito. Fai la comunione spirituale e credi in Lui e in tutto ciò che può fare e vuole fare per noi in questo giorno. Nulla è impossibile a Dio. Mettiamoci davvero nelle sue mani e confidiamo in Lui e nella sua parola. Gesù disse a Santa Faustina: «Le grazie della mia misericordia si attingono con un solo recipiente e questa è la fiducia. Più un'anima ha fiducia, più ottiene. Sono di grande conforto per me le anime che hanno una fiducia illimitata, e su tali anime riverso tutti i tesori delle mie grazie. Sono contento quando chiedono molto, poiché è mio desiderio dare molto, anzi, moltissimo».